Ciao a tutti, benvenuti in questo video in cui vi spiegherò i significati delle carte associate all'elemento terra. Vediamone una per una, come al solito. Terra madre, sperimentazione, prove, scuola di vita. Eccola qua. È molto bella questa immagine, la trovo molto particolare. Questa carta significa che è il momento di mirare al giusto obiettivo, di mettere a frutto le esperienze della vita e di puntare tutto sul ragionamento pratico. Indica curiosità, intraprendenza e dice anche che queste doti verranno poi premiate e che l'amore è ricambiato. Quindi è una carta decisamente positiva che ci consiglia senz'altro di agire. Vediamo l'altra carta. Eccola qua, terra che dà frutti. Vedete anche questa immagine com'è particolare, prosperità, creatività, ingegno. Questa carta ci dice che c'è una certa generosità, estroversione, calore, stima e fiducia, quindi è un periodo molto fecondo in cui effettivamente si possono vedere i frutti di quello che magari abbiamo seminato. Suggerisce di accettare con gioia tutto ciò che arriva. È un momento di benessere che fa cogliere il lato buono in ciò che appare cattivo. Quindi siamo capaci in questo momento di vedere il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire, di vedere il lato positivo di un aspetto che magari oggettivamente non sarebbe poi così positivo, ma noi riusciamo a cogliere i frutti anche da questo. Quindi è una carta molto bella. Vediamo l'ultima carta, terra che custodisce, mutamento, esperienze, rinascita. Eccola qua. Questa è una carta che mi piace, anche questa. Dice che è il tempo che passa. Documenti, carte da firmare, eredità, salute da controllare, amore intenso, però in cambiamento. Perché c'è proprio il desiderio di cambiamento. Sembra quasi, non so, il paradiso. Però certe cose cambieranno. Questa carta effettivamente dicevo che sembra un po' il paradiso perché è una carta che in qualche modo trasmette pace, nonostante il suo significato ci dica che dobbiamo stare all'occhio, che dobbiamo controllare la nostra salute, che dobbiamo stare attenti perché ci possono essere dei cambiamenti, ci possono essere dei documenti da firmare, un'eredità. Quindi se c'è un'eredità vuol dire che ci può essere un lutto. Però ovviamente, ora io vi dico una cosa importante, nella lettura delle carte non bisogna mai parlare di salute, di lutti, di queste cose, perché comunque per queste cose le carte è meglio non interrogarle. Quindi quando si parla di salute, di cambiamenti, non è necessariamente detto che voglia dire che qualcuno si ammala, che qualcuno comunque avrà la salute che non va bene, perché quando si parla di salute da controllare potrebbe semplicemente essere un suggerimento che non ci sta dicendo che noi ci ammaleremo, ma ci sta dicendo prenditi cura di te. Quindi non perché poi ci sarà una malattia, ma perché se tu controlli la tua salute significa che ti vuoi bene e che ti stai prendendo cura di te. Quindi in questo senso. Poi ovviamente questa carta ci indica anche eredità, che questo mi fa pensare che potrebbe esserci un lutto, però ovviamente io vi dico il significato della carta, poi bisogna contestualizzare, bisogna vedere tutta la stesura, bisogna vedere che cosa emerge. Comunque, queste erano le carte, abbiamo visto tutti i significati, ci vediamo al prossimo video con un esempio di stesura. Ciao a tutti, buona giornata!